vecchi video e mi sono accorto che un libro che avevo fatto adesso è finalista per il premio Andes nel 2021 nella categoria Miglior libro senza parole. Il libro in questione è Passeggiata col cane. E adesso vi lascio il video. E vado a farmi una passeggiata col cane. Ciao! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Nul. Oggi farò una nuova recensione di Passeggiata col cane. L'ha illustrato Sven Nordqvist. Questo libro è un silent book, quindi non ha parole. E racconta di una bambina che doveva portare il suo cagnone a fare una passeggiata. Quindi chiede alla nonna di uscire, come si vede nell'immagine, e vanno. Nella passeggiata passano davanti a una stazione e salgono sul treno. Sul treno si accede a dei mondi mai visti prima. Infatti le immagini sono molto brulicanti, piene di particolari e oggetti mistici, stravaganti. Per esempio, vede dei cappelli che fanno da isola, oppure delle isole con le vele. Il mondo dei giganti va dentro in un circo, in una camera piena di bambini e giocattoli, in un castello e anche addirittura nel Medioevo, quando c'erano ancora i cavalieri. Va anche da dei personaggi di alcune storie come il gatto e la volpe. Passa per fattorie con dentro una nonna orso e dei piccoli porcellini. Fino a quando non torna a casa dalla nonna. Finita tutto questo giro, tutta questa passeggiata. Questa recensione doveva uscire una settimana fa. Solo che riguardando le immagini e sfogliandole bene, mi sono perso a seguire la bambina in tutta questa passeggiata, nel suo tragitto. Perché se guardate bene queste immagini, vi perderete con questa bambina, perché le immagini sono veramente belle e piene di dettagli, quindi ci si può perdere facilmente. Adesso vi farò vedere un paio di immagini. Avete potuto vedere, in queste immagini ci si perde davvero moltissimo. Fatemi sapere anche se trovate tutte le bambine che per ogni illustrazione, quindi per ogni pagina, c'è una bambina con il suo cane nascoste. Vediamo se riuscite a trovarle tutte. Credo in voi. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e ciao ciao!